Ma Fischi, ma come ti sei vestito oggi? Cioè, ma c'è un ospite dell'alta moda mondiale e tu da ti vesti tanghero. Questo? Da tanghero, non capisci niente. Ma stiamo in cucina, guarda che bella divisa che ho, tutta bianca, fibra vegetale. Per favore, guarda, vai a cucinare. Ecco, ecco, ho portato io la nostra il grembiule per l'ospite. Ecco qui. Grembiule per l'ospite. A questo punto lanciamola. Sigla! Degli stilisti più amati e apprezzati in tutto il mondo. Qui nella cucina di Chef in Campo oggi il maestro Alviero Martini. Benvenuto, Alviero. Grazie, grazie. Ma non vedo le modelle. Dove sono le modelle? Le modelle non ci saranno. Ci saranno cucchiai. Va bene, ma contento. Ci saranno cucchiai e forchette, caro Alviero. Intanto grazie di essere qua con noi. È un vero piacere. Ci divertiremo, ci faremo una grande chiacchierata e io ti vedrò Quanti buoni ingredienti. Esatto, tanti ingredienti per la tua ricetta. Naturalmente verrà rivisitata dal nostro chef Andrea Palmieri. E come puoi vedere nella nostra cucina, in ogni angolo non ci facciamo mancare niente. Abbiamo anche la nostra Manuela Romiti. Ciao Manuela. Ciao Manuela, la nostra cake creator, che ti preparerà un dolce in diretta e poi te lo consegnerà. Va bene, perfetto. Bene, a questo punto, caro maestro Alviero, che piatto hai scelto? Il piatto del campione che cucineremo oggi per te. Innanzitutto sai che nella cucina piemontese, come sono io, i piatti sono veramente infiniti, perché era difficilissimo scegliere, però i ravioli o agnolotti del Plin sono la nostra specialità. E quindi ho chiesto di provvedere a questa, e di oggi, rimediare a questo. E oggi ci proveremo insieme al nostro chef Andrea. Allora, ricordiamo gli ingredienti per questo piatto. Certo, sono tanti ingredienti. Ricordiamo che è uno dei piatti più importanti della cucina italiana, storico. Quindi tanti ingredienti. E una, diciamo, è un piatto molto lungo nella preparazione, perché c'è una farcia e quant'altro, però oggi noi cercheremo di riassumere il tutto in maniera chiara, per fare in modo che anche a casa riescano a farlo in maniera semplice seguendoci. Allora, iniziamo con gli ingredienti. Quindi abbiamo carne di manzo, carne di coniglio, carne di maiale, poi abbiamo sedano, carota e cipolla rossa, degli spinaci, poi abbiamo noce moscata, uno spicchio d'aglio, pepe nero, sale, vino rosso, burro, olio extravergine di oliva, del formaggio grattugiato, nella fascia non può mancare, e poi il basilico, la salvia, scusa, il burro, e poi invece per la pasta molto importante abbiamo uova, farina di grano duro, farina 00 e dell'acqua. Beh, è un piatto abbastanza impegnativo. Sì, perché poi saprai che tutto questo va brasato per ore e ore. Quindi... Bene, e allora che cosa facciamo fare ad Alviero? Allora, mentre io preparo una bella fontana di farina mista per il nostro maestro, mettiamo qua, ma lui tanto mi ha fatto capire che è non pratico di più. Lo di mettiamo direttamente cosa. Con le mani in pasta. Esatto, come queste sono le uova, e poi allora, ci andiamo a mettere le uova qui dentro. Intanto io mi vado a preparare il brasato, ok? Ecco Alviero, hai scelto questo piatto che ricorda un po' le tue origini. Ricordiamo che tu sei originario di Cuneo, del Piemonte, e questo è un piatto che sicuramente rivive un po' anche la tua infanzia. Rivive non solo la mia infanzia, ma tutta la memoria di mia madre, dei miei parenti, e soprattutto i ravioli del Plin, o gli agnolotti come vogliono chiamarsi, erano, diciamo, il piatto prelibato per le feste, per cui si facevano solo in grandi occasioni. Quindi veramente rifare gli agnolotti del Plin è un piatto molto molto importante per la cucina piemontese. E quale occasione farlo qui nella cucina di Chef Appunto. In Campo, dove rivivremo anche la tua carriera, una carriera che rappresenta ancora oggi una grande icona che tu sei del nostro Made in Italy. Certo, scusate, solo un po' d'acqua perché nella ricetta ci andava. Esatto. Appena. Bene, un pochettino d'acqua, senza esagerare. Ma quando è nata per te la passione della moda? Praticamente insieme alla cucina, perché, perché vedevo mia madre molto elegante e che cucinava, e dicevo: ma come mai ti sei vestito così bene?
perché in cucina si deve stare, ci si deve vestire bene perché poi arrivano gli ospiti. Quindi lei già si preparava e quindi è nata la passione sia per la cucina che per la cucina che mi ha trasmesso lei. Certo. E poi la moda in generale, però erano tutte le arti, perché da bambino dicevo sempre che volevo fare il ballerino, il cantante, l'attore, qualunque cosa purché fosse arte. Poi è venuto fuori lo stilismo perché sono entrato in una sartoria a 14 anni. Ah, ecco. Lì ho cominciato a, diciamo, a cucire, tagliare e mettere insieme le prime cose. Quindi a 14 anni, giovanissimo. Giovanissimo e soprattutto molto volenteroso e curiosissimo di sapere come si faceva una gonna, una giacca, e soprattutto lavoravo presso il sarto facendo naturalmente gratuitamente le riparazioni, quindi gli orli piuttosto che accorciare le maniche, piuttosto che un'altra cosa, e da lì ho imparato tantissime cose sul mondo della moda. Poi quando sono entrato nel mondo della moda avevo effettivamente scoperto che tutte quelle basi erano fondamentali, perché come sapete in qualunque lavoro, e lo sa anche il nostro chef, ci vuole la gavetta, che altro non è che la vera scuola, perché la scuola didattica è importante, ma poi fare sul campo un vestito piuttosto che un piatto è un'altra cosa. Un bel messaggio, soprattutto rappresenta la tua grande umiltà che ti ha sempre contraddistinto. Grazie, e sicuramente grazie. Questa potrebbe essere definita anche la chiave del tuo successo. Ma gradisci un caffè? Ma perché no? Ci prendiamo un caffè. Voi nel frattempo continuate a lavorare, perché io mi dirigo qui dalla nostra cake creator Manuela, che ci prepara due caffè ovviamente. Certo, uno a me e uno al nostro maestro. E nel frattempo raccontami un po' qual è il dolce che hai dedicato per il nostro ospite che preparerai oggi. Allora, per il nostro ospite di oggi, visto che è un po' l'icona della moda italiana nel mondo, ho deciso di fare una tartelletta che ha un viaggio nei sapori, l'ho chiamata. Bene. Quindi ci sono vari ingredienti presi da tutto il mondo, tra cui il sesamo, lo zenzero, piuttosto che i lici per l'Oriente, la ricotta che è una cosa tipica dell'Europa, e poi per arrivare fino in Sud America con il cacao e il caffè. Bene. Allora ci siamo, con un bel caffè ci sta Alviero, giusto anche per avere anche un po' quel pizzico di amaro, perché poi, come ben sai e come stai ascoltando, la nostra cake creator ti sta realizzando un dolce. Allora, ecco, questo qua lo portiamo al maestro, nel frattempo prepara anche il mio. Ne preparo subito un altro. Ecco qua, Alviero, il tuo caffè, naturalmente se gradisci. Arrivo. Anche un po' di zucchero qua. Hai la tua tazzina. Ah, vedo che state proprio con le mani. Siamo già andati, con le mani in pasta. Ma complimenti. Questa l'avevamo già pronta, chiaramente, la stiamo cominciando a stendere. Ecco, Andrea, allora, adesso vedo dei passaggi abbastanza importanti. Hai versato nella padella il vino. Un po' di vino. Allora, l'abbiamo prima fatto, abbiamo soffritto sedano, corda e cipolla con olio, ma sì, anche con burro in base a, diciamo, alla casa che decide. Poi abbiamo aggiunto le carni, le abbiamo fatte rosolare tutte e tre, quindi maiale, certo, manzo, e poi abbiamo aggiunto il vino rosso e adesso lo facciamo stufare per circa 3 ore. Coperto. 3 ore. Okay, grazie, sì, Manuela, ci vediamo noi più tardi. A dopo. Beh, 3 ore è un passaggio fondamentale, richiede tanto tempo quindi questa preparazione. Molto, molto tempo, soprattutto molta attenzione, perché non è che dici lo lasci lì 3 ore, devi continuamente girarlo, perché altrimenti si attacca al fondo e quindi va costantemente curato e accudito. Scusate, c'è solo da aggiungere che una volta che il vino rosso ha sfumato cominciamo a erorare con del brodo vegetale, perché le 4 ore sono lunghe. È importante. Tutto. Esatto, è importante. Ma io voglio farti una domanda così a bruciapelo. Ma come si diventa Alviero Martini? Allora, penso che come si diventa? Si diventa con i sogni. I sogni che sono la nostra vita, perché chi non sogna e non ha un futuro, chi sogna di giorno conosce molte più cose di chi sogna soltanto la notte, e chi sogna di giorno visualizza e le sue visioni diventano realtà soltanto se ci crede, perché se non ci credi tu stesso non vedo perché dovrebbero crederci gli altri. Quindi credendoci arrivi all'obiettivo finale, che non è detto che arrivi in un giorno, anzi nel mio caso
ci sono voluti ben 30 anni prima di arrivare, quindi ho avuto anch'io qualche momento di sgomento o qualche momento dove dicevo vabbè, non succede niente. In realtà l'indomani ripartivo con lo stesso entusiasmo di ieri, perché senza entusiasmo, senza curiosità non si va da nessuna parte, e soprattutto con molta umiltà. Una cosa che facevo era disegnavo vestiti, qualunque cosa, ceramiche piuttosto, e regalavo i miei disegni, li davo, poi qualcuno mi pagava benissimo, qualcuno non mi pagava affatto, andava bene uguale, qualcuno mi pagava molto bene, quindi non era il baratto del denaro che era importante, certo. Era già che prendessero i miei disegni, quindi questo era già molto arrivasse importante. Arrivasse a qualcheduno. Ma i tuoi primi successi invece quando sono arrivati? Ma il mio grande successo, perché poi ho fatto tante altre cose, certo, tra i quali anche l'attore, come tu sai, con Gassman. Non solo, anche lo scrittore, più tardi ne parleremo. Con Gassman in affabulazione, ma il successo è arrivato con questa famosa borsa con le carte geografiche, che è arrivata a 38 anni. Pensa che io a 8 anni avevo detto a una mia zia, che mi aveva chiesto, secondo me una zia un po' antipatica, e mi aveva chiesto cosa farai da grande, io ho risposto non lo so. Dice, come non lo sai? Io dicevo sempre che avrei fatto il pittore, l'artista, certo, eccetera eccetera. Quel giorno ho risposto non lo so, poi dico no, non è vero che non lo so, lo so, so che farò qualcosa che non ha mai fatto nessuno, qualcosa di unico. Lei mi ha detto come siamo presuntuosi, e cosa sarebbe questo qualcosa di unico? E io ho risposto, beh, se lo sapessi l'avrei già fatto, no? Lei se n'è andata dicendo anche antipatico, e io in quel momento però mi sono reso conto che avevo lanciato all'universo un mio mantra che poi ho perseguito per 30 anni, perché tutte mantra, le cose Piero, che cercavo di fare dicevo no, non è unico, è già fatto, fino a quando ho avuto quella idea delle carte geografiche che mi ha lanciato in tutto il mondo, ecco lì come si diventa. E poi da lì tanti, tanti, tanti progetti, ma rimanete qua con noi perché fra poco insieme al maestro Alviero Martini, oltre che a cucinare, scopriremo tanto, tanto altro ancora. Rimanete con noi, pochi minuti di pubblicità e torniamo qui a Chef in Campo.